Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti con una nuova video recensione. Sto facendo questa recensione proprio tipo all'improvviso, non programmata, infatti sono struccato, ho appena fatto allenamento, doccia, cioè così, perché vi voglio assolutamente parlare di un libro bellissimo che ho finito di leggere e che proprio merita di essere conosciuto, ed è Oltre Bosco di Lorenzo Bosisio, edito dalla Strada per Babilonia, che mi è stato gentilmente inviato da loro e sono felicissima perché è proprio un libro meraviglioso. A parte, vabbè, comunque l'edizione, che mi piacciono sempre moltissimo le edizioni della casa editrice, cioè tipo la mappina nella copertina interna, ci sono anche delle illustrazioni, l'illustratrice fantastica che è Valentina Brostean, che vi faccio vedere un'illustrazione almeno. Ce la farò, è tipo fantastico, bellissimo, e praticamente si tratta di letteratura per ragazzi, per giovani, per adolescenti, ed è un libro che io farei leggere tipo in tutte le scuole. So che fanno leggere molte volte i professori per le vacanze alcuni libri di come per esempio After e simili, e io dico con quale criterio, ma fate leggere un libro del genere. Adesso vi vado a parlare. Praticamente ci viene presentato un ragazzo che si risveglia senza memoria in un bosco che lui non conosce, sembra senza via d'uscita, non si ricorda nulla, è solo spaventato e deve cercare di uscire in qualche modo da questo bosco. E poi alternativamente ci viene presentato anche un ragazzo che invece sembra vivere nella vita di tutti i giorni come noi, che frequenta il liceo e è bullizzato, e da bullizzato finisce per diventare un bullo molto temuto all'interno della scuola, un ragazzo con delle problematiche e che fa tante cose che non andrebbero fatte. E praticamente cosa hanno in comune questi due ragazzi? Si scoprirà soltanto leggendo il libro. E praticamente il tutto è narrato veramente in maniera credibile grazie alle descrizioni del dolore fisico, della sofferenza, che mi piacciono sempre tantissimo da leggere all'interno dei libri. C'è questo ragazzo che è sperduto nel bosco, ci viene descritto il suo dolore fisico, la sua fame, la sua paura, in maniera davvero molto credibile, e non è una cosa che si riscontra in tutti i libri, dove a volte sembra tutto un po' all'acqua di rose. Cioè qui si vede proprio la sofferenza anche fisica del personaggio. Un personaggio, questo ragazzo sperduto nel bosco, che ha secondo me di una tenerezza sconvolgente. Il libro, tutto il romanzo, è narrato con estrema delicatezza, una delicatezza veramente che sconvolgente, che sa toccare. Il libro si fa leggere avidamente, è molto scorrevole ma molto misterioso, intrigante, ti fa proprio immergere, soprattutto per quanto riguarda le atmosfere del bosco, appunto in queste atmosfere quasi magiche. Cioè questo bosco che non ci viene descritto come un bosco veramente esistente, che sembra senza via d'uscita. Il libro ci fa proprio immergere in questo bosco che sembra permeato di magia, c'è proprio un'atmosfera leggendo che avvolge il lettore, appunto un'atmosfera magica, quasi surreale e molto misteriosa, e è quasi palpabile, è veramente un'atmosfera bellissima, cioè che ho percepito per tutto il tempo leggendo, specialmente nelle parti appunto dedicate al ragazzo sperduto nel bosco. Mentre le parti in cui si parla del ragazzo nella vita di tutti i giorni, come la conosciamo noi a scuola, ho notato un modo di scrivere magari un po' più duro, un po' più presente. Il tutto è sempre narrato con un'estrema delicatezza, c'è proprio una... L'autore ha proprio una delicatezza nello scrivere che è veramente straordinaria. È un libro appunto che tratta di bullismo e ti fa vedere proprio quanto sia orribile il bullismo, quanto sia inutile, sterile per chi lo fa, ma ancora più brutto e umiliante per chi lo riceve. E appunto per questa tematica che viene trattata, per come viene trattata e anche per il finale,
io lo farei leggere veramente in tutte le scuole, a tutti gli adolescenti, cioè io darei questo da leggere le vacanze. Infatti io spero che professori comunque vengano a conoscenza di questo libro per poterlo far leggere. È veramente veramente bello e sa farti arrivare il messaggio che vuole esprimere sul tema del bullismo, e riesce anche a dare un senso di speranza a chi magari è vittima di bullismo. E secondo me può dare la forza di reagire e di andare avanti, e invece a chi magari bullizza consapevolmente o inconsapevolmente, secondo me può dare, cioè può far riflettere. E secondo me tutto il viaggio che si snoda attraverso il libro, che io adesso non vi rivelo il significato proprio vero del libro, i colpi di scena che ci saranno, insomma, anche se io in realtà avevo già intuito qualcosa di quello che poi viene rivelato, però questo non toglie la bellezza di leggere il libro, anche se lo intuite. Tutto il viaggio che si snoda attraverso il libro è un viaggio che poi porta alla speranza, al cambiamento. Cioè ti dice il libro che tu sei tu a decidere chi essere, cosa fare, e che si può cambiare. L'importante è comunque non perdere di vista la speranza, proteggere, bisogna sempre proteggere la speranza. Ora io non vi dico di più, mi piacerebbe dirvi di più, però se ve lo dico vi tolgo il gusto del libro e ve lo spoilerò troppo. È un libro poi uscito a settembre, quindi il mese scorso, per cui io eviterei di fare qualunque tipo di spoiler. Secondo me rimarrete molto affezionati al protagonista, un protagonista molto umano, e sarete molto legati a tutto il suo percorso, e alla fine rifletterete. Per questo ripeto, un libro da far leggere a tutti i giovani, a tutti i ragazzi, adolescenti. Io lo porterei nelle scuole, io farei qualcosa per portarlo nelle scuole. Quindi ringrazio la casa editrice per avermelo inviato, ringrazio l'autore che, insomma, mi è piaciuto veramente tanto proprio lo stile di scrittura dell'autore. Ha un modo intrigante e sensibile di narrare. E spero appunto che il video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto venire voglia di leggere questo meraviglioso libro. Io sono certa che non ci sono proprio dubbi sulla bellezza di questo libro, penso che difficilmente possa non piacere. È stata per me una grandissima e bellissima sorpresa. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, eccetera eccetera, come vi dico sempre, seguitemi e da un po' dappertutto. E io, cioè, ve lo consiglio troppo 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 troppo, cioè mi è piaciuto da matti, cioè l'ho dovuto proprio recensire subito perché sì, mi è piaciuto tantissimo. Un bacio e alla prossima, ciao ciao.